Ne manca ancora una. Vuoi azzardare già un bilancio per questo giro d'andata, che mi sembra, con tutti i limiti, con tutti i difetti, con tutte le cose che si possono migliorare, già parecchio positivo? Sì, direi molto positivo, aspettando però la partita di domenica, che per noi è molto importante, perché è importante dare continuità di risultati in questo campionato. Io credo che chi ha più continuità di risultati alla fine poi si ritrova in cima. Perciò noi dobbiamo non fare come ultimamente, che abbiamo toppato qualche partita, ma continuare su questa strada. Nei giorni scorsi ho letto le tue dichiarazioni quando dicevi dobbiamo provare a ritornare quelli più freschi, più vivaci di inizio campionato. Che cosa ha rallentato questa crescita e che cosa bisogna tornare a fare? L'ordine, la disciplina tattica, la fame di lottare sempre, magari essere anche meno belli ma più cinici, più pratici, che poi alla fine contano sempre le vittorie, perché noi purtroppo siamo misurati dai risultati che abbiamo. Perciò quello che abbiamo visto stasera mi piace, perché abbiamo concesso pochissimo all'avversario e abbiamo giocato da squadra, che è la cosa più importante. Senti, ti riconosci nelle critiche più o meno tali che vengono rivolte al tuo Pescara quando si dice una squadra che concretizza poco? Sì, noi anche stasera abbiamo creato molto, specialmente nella seconda parte, e non riusciamo magari a chiudere le partite, a concretizzare tutto il lavoro che abbiamo fatto, i gol che vedi anche a Verona, abbiamo perso la partita 3-0, però nel primo quarto d'ora, se eravamo 2-0 per noi, non c'era niente da dire, però poi il corso delle partite cambiano, gli episodi cambiano le partite e diventa tutto più difficile. Però rispetto a Verona abbiamo fatto dei passi in avanti stasera, nel senso sul piano dell'organizzazione, sul piano del gioco, ma soprattutto nel concedere poco all'avversario.